Ciao a tutti, io sono Fox e benvenuti in questo terzo episodio di Le squadre di Fox, no, il quarto. E oggi siamo con la Liga. Allora, la formazione è una 4-3-3 con Diego Lopez in porta. Poi Marcelo, Pepe, Sergio Ramos e Dani Alves in difesa, Rakitic, Cesc Fabregas e Modric a centrocampo, Griezmann, Neymar e Di Maria in attacco. Allora, Neymar l'ho trovato in un pacchetto da 7.500, quindi minusculata per me. Io ho fatto questa squadra solo per lui. Allora, cominciamo a parlare di Diego Lopez. Diego Lopez è uno dei portieri più scarsi che abbia mai usato. Di parate difficili ne fa veramente poche, forse una a partita. E nelle uscite è penoso, fa schifo, ha preso un sacco di gol per colpa sua. Allora, poi, di Marcelo e Dani Alves abbiamo già parlato, quindi passiamo a Pepe. Pepe è un grandissimo difensore, forte di testa, molto veloce e, anche se sulla carta non ha un gran tiro, la palla la butta sempre dentro. Quando la colpisce, la butta dentro. E Sergio Ramos è forse il difensore più veloce del gioco. Le prende tutte di testa. Lui è la perfezione. Chiude perfettamente, è una bestia. Se, cioè, se solo potessi, lo prenderei blu, perché è ancora più veloce. Ma purtroppo ho solo 70.000 crediti, visto che sto vendendo la squadra tedesca, perché non mi ci trovo proprio. Poi, Rakitic mi ha sorpreso molto, perché non mi aspettavo sapesse saltare così bene l'uomo. E vi giuro, lo salta alla grande. Poi ha un gran tiro. Purtroppo però petta sulla fisicità, perché se voi provate a mettervi in mezzo col fisico in qualche modo, anche giocatori come proprio Neymar, perché ho giocato anche contro una volta uno che aveva Neymar, anche un normalissimo Neymar lo sposta. O esempio qua Sisinho. Vabbè che è buggatissimo Sisinho, però non è uno che può spostare uno grosso come Rakitic. Poi, Fabregas è uno dei migliori centrocampisti che abbia mai provato. È fisico, si inserisce bene e dà un buonissimo tiro. E costa solo 8.000 crediti se non sbaglio. Recupera molti palloni e anche se di testa non è poi così bravo, le prende lo stesso. Quello da cui mi aspettavo di più invece è Modric. Perché ha buonissimi piedi. Però è debole di testa e molto macchinoso. Se deve giocare palla ci mette davvero tanto. Passiamo all'attacco. Griezmann non mi ha ancora convinto al 100%. Ha una buona velocità, non male tecnicamente, ma ha un tiro molto impreciso. La maggior parte delle volte spedisce alto. Passiamo a Neymar. Neymar è un fenomeno. Conosciamo tutti le sue doti tecniche. Poi ha una gran velocità. Un tiro devastante. Pecca sui colpi di testa, anche se naturalmente ci sta, è fortissimo e ci sta che pecchi sui colpi di testa. Per me questo qua è uno, cioè anche la skill che ha fatto adesso, è uno dei giocatori più forti del gioco. Vabbè, non ho avuto la possibilità di provare Ronaldo, Messi, Ibra e tutti quelli lì che costano più di 1 milione. Anche Neymar costa più di 1 milione. Però, secondo me, Neymar è uno dei migliori attaccanti. Dovrebbe solo migliorare di testa. Comunque, con questa squadra mi sono trovato infinitamente bene. Mi diverto in una maniera bestiale. Cioè, anche se ho perso la prima partita che avete visto, l'ho persa, mi sono trovato benissimo. Mi sono divertito anche a perdere. Anche se costa tantissimo. Perché costa circa 1.120.000 crediti. Neymar costa 1 milione. E comunque, se il video vi è piaciuto, lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!